finisco con un bilancio positivo. Ringrazio Walter, ringrazio Luis Avellino, ringrazio voi della stampa per questi anni in cui mi siete stati vicini, anche in momenti non particolarmente piacevoli come quando eravamo penultimi in classifica. E voglio uscire dicendo che per me è stato veramente un onore rappresentare l'Avellino su tutto il territorio nazionale. E perché sono uscito oramai lo sapete. Non voglio assolutamente che si pensi ad un conflitto con Walter a livello personale, sono state delle scelte su dei progetti differenti. Lo dicevamo poc'anzi anche su con il notaio Massimo, che come tutti voi sapete è un grande tifoso, no? Che vedendo questa diciamo separazione tra me e Walter è rimasto male, dicendo io mi dispiace di questa separazione. Io l'ho spiegato anche a Massimo, nel senso io ho messo in piedi un progetto che volevo portare avanti. Walter giustamente ne ha un altro che a priori ovviamente io penso che sia sicuramente un progetto positivo, magari erano positivi entrambi, sia il mio che il suo. Ha vinto il suo, come è giusto che sia. Gli uomini si vedono anche nelle sconfitte, cioè quando si vince non si riesce a misurare un uomo. Io ho perso, sono stato sconfitto dal mio ex socio Walter Taccone ed esco a testa bassa, però a testa alta, però l'unica cosa che voglio dire è so di aver dato tutto il cuore a questa squadra e a questa città, quindi grazie. Non ti commuovere, sì. No, sì, lo dico io, adesso dico una cosa, io dico, quando vi accorgerete fra poco che se dovesse servire qualche cosa il dottore Gubitosa sta a fianco a me sempre, anche se non è socio, vi renderete conto dei rapporti che avevamo insieme. Il dottore Gubitosa è stato, lo dicevo prima al notaio, il numero uno come socio, e lo metto forse accanto, appena un po' prima, un po' dopo, probabilmente a Marco Cipriano, sicuramente, che sono state le persone che sono state vicine all'Avellino, USAS, chiamatelo come volete, sempre, indipendentemente dai problemi che dovevamo affrontare tutti i giorni. Abbiamo affrontato momenti difficili, anche quando abbiamo rischiato di andare in Serie A, abbiamo rischiato veramente momenti difficili, c'erano soldi da cacciare, c'erano impegni da sostenere, c'erano difficoltà da superare, c'erano veramente delle iniziative importanti. Il dottore Gubitosa è stato sempre il primo, non il secondo, il primo a fare il suo dovere, e vi dimostrerò e ve lo dimostrerà lui che il nostro rapporto non è assolutamente incrinato. Quando sarà il momento che Taccone dovesse aver bisogno di qualche cosa, io chiamo il mio amico Michele e Michele vedrete che risponderà, sono certo al 1000 per 1000. Quindi lo ringrazio per tutto quello che ha fatto e lo ringrazio per questo ultimo atto d'amore per la società. È uscito praticamente, non ha voluto nulla, incredibile, non ha voluto nulla, ha detto no signore, io firmo quello che volete, punto. Non c'è nessun problema, quindi un ulteriore atto di signorilità da parte del dottore Gubitosa e della sua HS, azienda importantissima nei confronti delle mie, ma fondamentalmente della città di Avellino. Dottore Gubitosa, invece più in generale, l'esperienza nel calcio che cosa porta in dote a tutti i livelli, morale? È un'esperienza bellissima, molto forte. Stamattina dicevo con mia moglie che dopo l'HS è stata una delle esperienze, cioè è stata l'esperienza lavorativa più bella. Ringrazio Walter per le parole belle che ha detto. No, ma è la verità. Chi mi conosce sa che io non uso mai mezzi termini, dico sempre la verità. E niente, stamattina ho anche chiamato i capi tifosi per salutarli e quindi ringrazio anche il tifo di Avellino, perché veramente i tifosi sono la vera marcia in più che ha questa città, e anche voi della stampa, quindi vi ringrazio e adesso vado. E vi saluto. Dico un addio, però sembra un arrivederci. Ovviamente è un addio come dirigente di una squadra di calcio, ma è un arrivederci come tifoso e come cioè da questo momento tiferò anche io l'Avellino e vorrò, cioè non vedo l'ora di vederla ancora più in alto di quanto è. Infatti quello che dicevo con Walter, dico Walter, spero con tutto il cuore di aver sbagliato e che invece questo tuo progetto, da come lo vedo, perché ora si sta aprendo anche un po' in più, può essere che veramente ci può portare in alto. Quindi in bocca al lupo e un saluto a tutti. Vi lascio adesso nelle mani del professore Taccone. Basta così. C'è da dire 100% nelle sue mani. Adesso arrivederci ragazzi. Adesso aspetta, saluto. Ciao Michele. Ciao.
Grazie, grazie sempre. Ciao. Adesso appunto? Adesso non ci sono proclami da fare, insomma. Adesso sono tornato quello che ero quando siamo saliti in Serie B. Quando siamo saliti in Serie B abbiamo fatto un programma, abbiamo fatto tentando di far salire l'Avellino nei vertici della graduatoria del campionato di Serie B. Per un po' ci siamo riusciti, l'ultimo anno è stato veramente deficitario per tutta una serie di motivazioni. Il primo sembrava che tutti ce l'avessero con noi, non c'era nessuno con l'Avellino, è premesso. Cioè, non vorrei sembrare una vittima di qualche cosa, di un complotto, assolutamente. Nessuno ce l'ha con l'Avellino, però si sono scatenati addosso problemi delle giovanili, problemi del calcio scommesse, problemi dei punti di penalizzazione. Cioè, abbiamo vissuto un anno veramente difficile e terribile, insomma. Ne siamo usciti bene, ne siamo usciti, nel senso che per fortuna abbiamo mantenuto la categoria, che era la prima cosa, e adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e vedere se andare avanti oppure se aprire uno spiraglio a qualcuno che voglia darci una mano. Come ho detto, ci sono le persone, l'ha vista Michele, gli ho fatto vedere le offerte scritte che ho, non a chiacchiere, quindi per questo diceva si è convinto che quello che dicevo io non era per alzare il prezzo nella maniera più totale. Quello che dovete capire, bene che lo sapete bene, qui non si parla di milioni di euro per entrare nell'Avellino. Chi ha detto, ha pensato questo, ha pensato una sciocchezza. Quindi le persone che vogliono entrare devono fare un piccolo sacrificio, ma proprio piccolo sacrificio, per cercare di dare una mano all'Avellino, non a me, all'Avellino. Questo sia ben chiaro, perché io leggo da qualche parte, ogni tanto mi riportano, Taccone ha chiesto milioni, 6 milioni, 7 milioni, ma chi state parlando? Ma non è così, è proprio falso nella maniera più concettuale possibile. È totalmente fuori da ogni logica. Quindi io sto cercando delle persone che vengono, ci danno una mano per farci crescere, da un punto di vista di potenzialità. Se abbiamo speso l'anno scorso 10 milioni, quest'anno se viene qualcun altro ne spenderemo 12, quindi daremo un budget più alto al nostro allenatore e ai nostri direttori in modo tale da fare una squadra più competitiva. Abbiamo dei giocatori in uscita, abbiamo dei giocatori che sono già stati trattati praticamente dai direttori e dal mister, hanno lavorato sotto traccia naturalmente. Non vi dirò mai i nomi perché non li so, quindi è inutile che cercate di farmeli dire. No, anche sapendoli, non ve li direi. Non ve li direi. E quindi voglio dire, stiamo lavorando. Non abbiamo mai smesso di lavorare. Da quando ci siamo salvati, credetemi, non c'è stato un giorno, pur stando in ferie qualche volta, non c'è stato mai un giorno che io ho abbandonato il discorso dell'Avellino. Lo seguivo da lontano, ero informato passo passo tutto quello che succedeva. Ho mandato oggi, ve lo dico in anteprima, questo non lo sa nessuno, ho mandato i miei auguri ad Arrighini, perché oggi era il compleanno di Arrighini. Mi ha risposto affettuosamente dicendo: Presidente, io sono sempre con voi, quindi non so come andrà a finire questa cosa. Arrighini è un giocatore che interessa all'Avellino, quindi se il Cittadella non dovesse riscattarlo non abbiamo nessun problema ad accoglierlo a braccia aperte, perché in questo modo, in questo modulo di gioco di Novellino potrebbe trovare spazio sicuramente. Una domanda che un tifoso adesso le farebbe, sì, è questa. Allora, potenzialità ed obiettivi Taccone da solo, potenzialità ed obiettivi Taccone con un altro aiuto esterno. Che ma non è che cambiano gli obiettivi sono gli stessi. L'obiettivo è quello di fare, di mettersi dalla parte sinistra della classifica, l'ho detto già. Questa era una frase che io avevo, che la dottoressa Titti Festa ogni tanto mi faceva una risatella sotto i baffi che non ha, va bene? E che diceva, invece è così. Noi vogliamo posizionarci dove ci compete, nella parte sinistra della classifica. Ogni volta che ho detto questo, le cose sono andate bene. Quando ho cominciato a dire, ahimè, non voglio essere polemico, perché i tifosi, perché i giornalisti, perché gli opinionisti mi avete rotto i baffi dicendo c'ha l'asticella troppo alta, illude le persone. Nel calcio bisogna avere ambizioni. Avere ambizioni non significa raccontare sciocchezze ai tifosi, significa avere un obiettivo, che è quello di progredire sempre in meglio le posizioni della classifica, e questa è sempre stata la mia idea. Anche quando, non cambia niente, anche quando all'inizio praticamente ho dovuto dire, così per fare contenti tutti, che io mi accontentavo di una salvezza all'ultimo giorno, all'ultima giornata, ahimè non l'avessi mai detto perché si è verificato, e quindi non lo dirò mai più, non lo dirò questo, anche allora insomma i miei obiettivi erano diversi.
Ero convinto che con Toscano si potesse fare un buon lavoro, ero convinto che con i giovani che avevamo preso e con la squadra che avevamo allestito potevamo fare meglio, purtroppo non è andata così. Ma come dico sempre, lo dico agli scettici, il calcio non si vince mettendo 2 milioni in più o 2 milioni in meno. Tu vuoi mettere anche 2 milioni in meno di quest'anno e vincere e fare come la Spal, oppure mettere 5 milioni in più e correre il rischio di retrocedere. Non è così. Certo, è più facile, avendo un budget più alto, sicuramente è più facile fare risultati in questo modo. L'iscrizione è una formalità. Come? L'iscrizione è una formalità, chiaramente. L'iscrizione? C'è cioè, l'iscrizione? Eh sì, certo, abbiamo la fila di usione già pronta, dobbiamo solo fare il versamento. Le altre cose sono gli stipendi, insomma, sono sotto controllo. Stiamo aspettando che la Lega ci mandi il suo contributo, ai quali dobbiamo aggiungere i nostri e dobbiamo iscrivere la squadra. Vi ricordo che abbiamo qualche spesa in più, che abbiamo, tipo la chiusura di LASIC, che l'abbiamo pagato in due tranche come era da contratto, per cui adesso a giugno scade l'altra rata di LASIC, scade l'altra rata di Solerio, però insomma, mettendo insieme le cose, è una cosa che bisogna farla. Assolutamente, anche con sacrifici bisogna farla. Ma ricordate di cui parla? Ce n'è una in particolare che è in vantaggio, e poi se ci può chiarire quante sono le offerte. Sono per la verità, sono tre scritte. Sono tre. Erano quattro, una era verbale che è venuta un po' meno, poi quella di Angelo in questo momento non è che è zero, ma l'abbiamo congelata volutamente. No, sono tre. Sono tre. Più una che era a voce e che non mi hanno formalizzato per iscritto, più quella di Angelo con la quale abbiamo discusso ma non abbiamo ancora trovato una soluzione. Insisto. Aspetta sono... D'Agostino fino al 20? No. No, non aspetto D'Agostino fino al 20, ma non perché? Perché non posso farlo. Perché se mi viene meno, poi che succede? Sì. Andiamo delle difficoltà. Cioè lei allora... di chiudere prima tutto e poi di andare avanti. Di chiudere tutto prima o comunque scrivere la squadra? No, bene, no, guarda, allora l'ho detto prima e lo confermo. Prima e lo confermo. Se iscrivo la squadra, vado avanti da solo. Se qualcuno mi dà un aiuto ad iscrivere la squadra, partecipa con me alla gestione dell'Avellino Calcio. Chiunque esso sia. Preferibilmente un irpino, malauguratamente qualcuno che viene da fuori. Importante, molto importante.